Ragazzi, vi porto in un mercato popolare a Cáceres, nella regione centrale della Spagna, di Estremadura. Ok, guardate il casino di gente che c'è. E vi faccio vedere un mercato. C'è un delirio. Fa caldo. E ma chi è che porta così tanta qualità e diversità su un canale YouTube come Lambredetto? Che passa dal bosco a un mercato a Cáceres. Ragazzi, vi faccio vedere il mercato a Cáceres. Vestiario. Ah, ma che bello, guarda, qua vediamo cosa c'è, sono dei giochi. Ah, sembra un po' Madrid, tipo a Madrid. Vediamo. Guarda come si. Il primer trucco me lo aprendí en Nueva York. Qui c'è. È la statua della libertà come in Europa? La libertà è una statua. Avanti, proseguiamo. Qui c'è uno che fa lo spettacolo. Qui vendono 5 euro quelle robe qua. Tipo queste sono quelle che vanno bene per andare al mare tipo Ibiza. Sono dei teli. Teloni. 5 euro questi. Oh, Ibiza te li vendono anche a 10 o 15. Qui c'è un piccolo porto gioco. 1 euro, questo costa 1 euro. Giocate alla final, 4 euro. Qui fanno tattoo, qua fanno dei tattoo decorativi. Decorativi, credo. Qui vendono sciure che stanno guardando dei vestiti colorati, tutto molto colorato qua. Ok? Qui vengono i prodotti naturali, c'è un piccolo parco giochi a Cáceres. Qui vendono dei bambulò, questa roba per bambini, custodie del telefono, personalizzate. Qua vendono delle cinture 6 euro l'una, due cinture 10 euro, ancora buoni prezzi comunque qua, giocattoli per i bambini, giocattoli 8 euro, questo qua è buono, questi calo costano un po'. Cazzo, hanno buoni prezzi qua. Comunque c'hanno buoni prezzi, devo dire. Non è per niente caro qua. Queste camicie color sgargenti, vediamo quanto vengono. Molto estive. C'è il prezzo, vediamo. No, non vedo il prezzo. Qui vendono cappelli. Un po' di roba taroccata, vedo. Qua vendono cose un po' strane. Qui vendono pendientes. Venga, pendientes sono tipo collane, saranno. Borsellini di pelle, 28 euro. Mercato, ragazzi. C'è anche il gabinetto dove puoi fare la pipì. Può guardare. C'è anche il lavabo, c'è anche la signora che te lo pulisce. Proseguiamo verso di qui, roba di bigiotteria. Oh, però io ho iniziato a metà, dopo è molto più lungo questo mercato, perché comincia di qua, poi c'è anche dalla parte di là. Qui vendono giocattoli per i bambini, Pikachu. Oh, c'hanno buoni prezzi, Devo dire veramente buoni prezzi. Qua ci sono delle magliette. Magliette di tutto. Anche dalla parte di qua. Vediamo. Ah, che bel giardino là. La fontana, vediamo qua cosa c'è. Lo segue di qua. Allora, c'è di qua, tutto di qua. Tutto di là. E 4 chili. Allora, adesso finisco il mercato, vado via di qui. Qua c'è un mega orso dove puoi fare la foto.
e gli lasci l'offerta. C'entro uno che si muove. Ah, c'entro uno che si muove. Ah, mia, chissà che caldo che farà. Qua si prossima. Ah no, comincia, continua ancora di là la parte di mercato, eh. C'è ancora, proseguiamo. Proseguiamo, proseguiamo. Perché anche là mi sa che prosegue. Vestito da gorilla che fa per le fotografie ai bambini. Questo qua abbiamo un artista di strada, c'è un parchetto giochi. Ma sì, si vede. No, il mercato praticamente è solo su là. Qui c'è un altro di quelli dentro tipo gorilla, il terzo. Che troviamo. Qua si va, diciamo, nella zona centrale. Andiamo verso la Plaza Maggiore, ok? Il mercato inizia di là, a Cacere, siamo a Cacere, ragazzi.